Pellegrini, probabilmente lei ha perso qualche chilo oggi, non solo per il caldo, per la tensione, no? Ma la tensione sicuramente c'è, ma non solo oggi. Però quando hai la convinzione che le cose possono riuscire, sì, c'è tensione, però c'è anche tranquillità. E la mia tranquillità è data da loro, dai giocatori. Allora, partiamo dalla formazione. Ha rivoluzionato di fatto l'11 che aveva giocato e vinto contro l'Avellino. Il perché di questo e sono scelte poi ben ripagate, visto il risultato finale. Ma io ho parlato sempre con i ragazzi, nel senso che chi in certi momenti non ha giocato diventava fondamentale e importante, perché avevano degli stimoli che però non riuscivano a mettere in pratica perché avevano giocato poco. Bisogna considerare tutti, io ritengo che c'è una rosa in grado di poter far bene, perciò anche chi sta fuori non deve sentirsi escluso, perché la riprova è proprio da queste situazioni. Merino a un certo punto ha chiesto il cambio, sembrava avesse problemi abbastanza seri dal punto di vista muscolare. Lei ha detto a metà primo tempo stringi i denti, continua a giocare. Poi l'abbiamo rivisto nel secondo tempo ed è stato determinante in quel quarto d'ora in cui la Salernitana ha stravolto l'equilibrio della sfida. Ma per il semplice motivo che non potevamo continuare con un tira e molla, o sei dentro o sei fuori, e allora a quel punto ho ritenuto opportuno sia lui che Russo tenerli in campo, sperando che non succedesse niente, perché dopo 10 minuti l'avrei sostituito. Roberto? Salvezza un pochino più vicina, cioè anche se oggi la Salernitana è nei play-out, in zona play-out, questa vittoria quanto serve poi per spiccare il volo in vista delle ultime due gare? Questa vittoria è fondamentale, basti pensare a quello che poteva essere se non ci fosse stata. È chiaro che non cambia nulla, abbiamo due partite importanti e sabato troveremo il Bari. Dovremmo prepararci bene mentalmente per cercare di superare questa difficoltà. Ci può dare qualche notizia in più su Luca Fusco, anche per rassicurare chi a casa, tifosi, familiari? Ma credo che abbia subito una testata, è chiaro che non è niente di preoccupante. Roberto, è chiaro che c'è un po' aperto, questo fuori dubbio. Che probabilità di salvezza in questo momento alla Salernitana? Sicuramente in più rispetto a ieri. Sì, ma non è questione di probabilità, io l'ho detto quando sono arrivato, la fiducia era quella di allora ed è anche adesso, in questo momento. E dipenderà da noi a partire da sabato. Bene, ringraziamo Roberto. Al nostro